Salve ragazzi, buona serata a tutti o buona giornata, questo anche dipende dall'ora in cui ci state ascoltando. Quest'oggi parleremo di un tema di grandissima attualità, probabilmente per molti di voi e molti dei nostri carissimi amici del Movimento 5 Stelle, questo qui è il tema più importante in assoluto. Stiamo parlando del cosiddetto reddito di cittadinanza ed è con tono impetuoso e prorompente che vi voglio introdurre in questo argomento. Noi tutti sappiamo che l'Italia è un paese, il cosiddetto paese del mangia-mangia, è il paese di Pinocchio, il paese dove il furbetto, la persona più scaltra degli altri, chi fa parte della casta, chi si intrufola, chi è colluso col sistema marcio rappresentato anche dalla vecchia politica, riesce ad ottenere dei grandissimi vantaggi che non trovano riscontro nelle altre legislazioni dell'Unione Europea. Noi sappiamo benissimo che in Italia ci sono delle classi di cosiddetti privilegiati, ci sono le pensioni d'oro che non trovano riscontro in Europa, ma possiamo dire secondo me anche al mondo. Non ci sono dei paesi dove si arrivano a prendere delle pensioni non da persona agiata, ma veramente anche un qualche cosa di più. Si arrivano a prendere delle pensioni in Italia che sono una vergogna. Tutto questo mangia mangia, tutto questo impossessarsi, accaparrarsi, arraffare con le unghie da parte dei rappresentanti della casta viene in qualche modo pagato da tutti noi. La collettività paga di tutto questo. Il discorso della coperta, della coperta troppo corta. Quando io la coperta troppo corta la tiro di qua, da un altro lato viene a mancare, dall'altro lato del letto si scopre. Ecco, questo è un po' il discorso con un esempio di quello che sta avvenendo in Italia e che è sempre avvenuto in Italia, ovvero abbiamo in Italia un sistema di caste, di privilegiati, che stanno fin troppo bene, e dall'altro lato abbiamo un sistema di gente disagiata, gente che non ha nulla a meno di nulla, e comunque è gente che, rappresentativa di tutti noi, perché siamo veramente in tanti, che dovrebbe avere garantito dallo Stato, non dico il benessere, ma dovrebbe aver garantita una propria dignità, una dignità che consiste poter mangiare una pagnotta, poter andare a farsi una scampagnata ogni tanto, poter avere un tetto sopra la capoccia, non morire di freddo in mezzo alla strada. Questo è un diritto che tuttora l'Italia non riesce a garantire a nessuno. Perché? Perché è troppo impegnata a dare da mangiare a sbaffo a tutta quella categoria infinita di gente che è collusa col sistema. Tutta questa gente che noi in tono scherzoso nelle altre puntate abbiamo definito gente all'interno delle istituzioni, abbiamo definito come le cosiddette mummie, le rappresentative conservatori, dei conservatori, che non vogliono che il sistema cambi, perché loro rappresentano questo magna magna che va a togliere il sangue alla povera gente, perché quando c'è qualcuno che prende troppo, da un altro lato abbiamo tutta una serie di altri cittadini e di classi di persone che vengono a soffrire di questo mangia mangia perché si sta mangiando sulle loro spalle. Diciamo, non è garantito, mentre per qualcuno è garantito troppo, per qualche altro è garantito troppo poco. Ecco, questo è un po' il della nostra puntata di oggi, e per poter trattare bene questo argomento ho invitato alla nostra trasmissione, come di consuetudine, uno dei più grandi esperti in materia per quello che è il reddito di cittadinanza, ma non dico un esperto nazionale sul reddito di cittadinanza, perché Patrizio Calzolai, il nostro collaboratore delle nostre radio trasmissioni, è veramente un intenditore a livello internazionale, perché si è studiato, lui è un po' su questo punto di vista, io e lui abbiamo gli stessi problemi psicologici, psicopatici, siamo entrambi delle persone affette dal cosiddetta sindrome di mancanza d'attenzione, e tutti voi sapranno che anche Einstein e Tesla erano affetti dalla stessa malattia. Tutti coloro che hanno questa sindrome di mancanza d'attenzione hanno la possibilità di avere un cervello che elabora formule, calcoli, hanno delle funzioni matematiche deduttive estremamente avanzate, diciamo hanno la possibilità, la facoltà di riuscire ad elaborare dei dati presi anche dal contesto legislativo degli altri paesi, e assemblando questi dati riescono a creare un costrutto che non sia un qualche cosa di astratto, perché noi sappiamo benissimo che a livello nazionale tanta gente si è riempita la bocca con la parola reddito di cittadinanza, però il problema chiave è come attuarlo, come riuscire a metterlo in pratica, perché dal proporre un qualche cosa a poi proporre qualche cosa che invece sia fattibile abbiamo di mezzo un mare, perché reddito di cittadinanza è una parola grandissima, soprattutto per chi vuole fare del populismo, ma noi non siamo qua per fare del populismo, noi siamo qua per fare delle proposte che si possono nella realtà attuare. Al fine di poter attuare queste proposte ho invitato Patrizio Calzolai nella nostra trasmissione e porrò a lui una domanda: come vedi la possibilità di introdurre nel paese Italia il reddito di cittadinanza, e quali sono secondo te i meccanismi per attuarlo, anche visto che oggi si stava parlando anche in Inghilterra su alcune piccole riforme circa il reddito di cittadinanza, sono state messe delle barriere per evitare poi delle cose che noi in
un'altra sede avevamo già trattato, avevamo già parlato. Patrizio, a te la parola. Diciamo che quello che è successo, diciamo, oggi in Inghilterra, quando si è parlato della riforma che il governo inglese sta approntando allo studio, che riguarda proprio il reddito di cittadinanza, di fatto Cameron ha riconosciuto giustamente che la nostra teoria sociologica della cintola della spugna e della cintola del pellegrino risulta essere una attualmente delle teorie più avanzate al mondo. Infatti, che cosa ha detto? In base a uno studio, è stato notato in Inghilterra che la maggioranza di quelli che hanno il reddito di cittadinanza, che in Inghilterra è molto generoso, perché parliamo di un reddito comunque vitalizio, parliamo di un discorso che comunque viene data la casa, parliamo di un discorso che oltre a essere data la casa vengono pagate anche l'elettricità, e lui ha notato che, nel senso, questa buona parte di questa spesa pubblica che riguarda il reddito cittadinanza è la spesa per alcol e sigarette, i cosiddetti vizi nazionali, vizi che riguardano quello che è il nord Europa. Questa cosa, quindi, che cosa ha deciso? Che siccome non possiamo star a pingere una massa d'alcolizzati. Adesso scusa Patrizio se ti interrompo, voglio fare una puntuazione per i nostri cortesi radioascoltatori, visto che magari il contesto potrebbe anche non essere compreso pienamente. Secondo quello che è il canone classico dell'antropologia che suddivide l'Europa in due emisferi, nord e sud, noi abbiamo la parte nord che viene comunemente definita la cintola della spugna. La cintola della spugna vuol dire che le zone a nord dell'Europa, per cui abbiamo Inghilterra, Irlanda, Finlandia, diciamo tutti i paesi nordici, la Lettonia, sono essenzialmente dei paesi di ubriaconi. Per cui quando noi andiamo a parlare di cintola della spugna andiamo a definire delle caratteristiche psicosomatiche concernenti una certa popolazione autoctona di una determinata zona. Quindi i cittadini, diciamo, inglesi sono più propensi a spendere, buttare via i soldi nell'alcol anziché a utilizzare questi soldi nel loro fabbisogno quotidiano, quindi comprarsi il pane, comprarsi da bere, diciamo comprarsi qualche vestito e tirare avanti a campare. Mentre invece i paesi della cosiddetta cintola del pellegrino, per cui parliamo di quella linea immaginaria che all'incirca taglia in due Vienna in giù, sono i cosiddetti abitanti della cintola del pellegrino, ovvero quella popolazione più propensa, parliamo di popolazione maschile, a spendere e buttare via soldi a scusatemi il termine molto poco professionale, buttano via i soldi a puttane. Per cui ci troviamo con due fasce in Europa, la fascia del nord che è la cosiddetta cintola della spugna e la fascia del sud la cosiddetta cintola del pellegrino. Ecco, questa mia precisazione era d'obbligo, anche perché il nostro radioascoltatore non è magari al corrente di altre argomentazioni trattate precedentemente. Ecco, la cintola del pellegrino grosso modo rimane a sud del fiume Danubio, ecco, sono i popoli sotto il Danubio, mentre i popoli della parte a nord del Danubio sono fino ad arrivare, diciamo, all'Inghilterra, sono i cosiddetti popoli classici della cintola della spugna. Ecco Patrizio, scusami il mio intervento che era d'obbligo per dare un quadro della situazione, ti ridò a te la parola. Allora, che cosa, diciamo, è successo? Che avendo notato questa grossa spesa percentuale, diciamo, e quindi confermando in base alle trasmissioni precedenti quello che era il nostro assunto sociologico, il governo inglese ha stabilito di sostituire all'assegno di cittadinanza in termini monetari un assegno per mangiare, ovvero sia una specie di social card in cui però i soldi possono essere spesi solo ed esclusivamente per comprare da mangiare e per l'acqua, ovvero sia non puoi più utilizzare quei soldi per comprare alcol o per comprare sigarette, perché il governo dice sì, mi sta bene, io ti aiuto, ti tengo sotto tutela, ti aiuto perché tu hai problemi, non hai lavoro, vuoi rifarti una vita, a me sta bene, nuovo, sta benissimo, però tu prima di tutto i soldi non te li devi spendere per i tuoi vizi privati, per milioni di inglesi questa notizia arrivata oggi è una doccia fredda, diciamo, è un fulmine che ti colpisce in testa. Togliere l'alcol a tutta una massa, diciamo, di alcolizzati, di gente proprio rappresentativa a testa alta della cintola della spugna, e vuol dire per qualcuno sentirsi tradito e prendere una coltellata sulle spalle. Sì, esatto, però non solo sentirsi tradito, ma anche ci sono stati nella nostra patria chi ha commentato questa notizia come una forma di controllo sociale, ma siamo onesti, cioè parliamo di soldi pubblici che vanno a aiutare queste persone. Aiutarle significa non foraggiarle nei loro vizi, significa semplicemente permettergli di mangiare, dormire, dare una chance ai propri figli e via. Ma non significa che se questa persona decide di alcolizzarsi, di spendersi tutto il reddito di cittadinanza e di non mangiare, sia una scelta legittima. Non significa questo. E questa, secondo me, è una grande innovazione, perché già ci dice che il reddito di cittadinanza inteso in termini
termini esclusivamente monetari, come possiamo, diciamo, intenderlo noi in Italia, come è stato anche recentemente proposto da qualcuno, possa, diciamo, avere successo. Perché se noi guardiamo la situazione italiana, cosa notiamo di differenza? Che a differenza che in Inghilterra, in Italia esistono anche le cosiddette mense dei poveri. In Inghilterra la presenza delle mense dei poveri sono sparite ormai da diverso tempo. Sono sparite le mense perché? Perché c'è un grosso intervento pubblico, ci arrivano queste persone, gli si danno i soldi direttamente alla persona, gli si dà casa, gli si dà. Quindi diciamo che una forma, diciamo, anche sotto forma di social car proposta da l'Inghilterra, in cui tu puoi spendere quei soldi per mangiare e per bere, e anche quella forma di social card in Italia rischia di non funzionare. Perché? Perché innanzitutto il vizio nazionale italiano è quello di frequentare le prostitute. Cosa accadrebbe? Scusa Patrizio se ti interrompo, lo so benissimo io cosa ti voglio precedere, so io benissimo cosa accadrebbe, anche perché abbiamo altri siti web che trattano questo argomento dal punto di vista psicologico. L'italiano per il 70-80% è malato, c'è il cosiddetto livello di ormone troppo alto e sarebbe più forte di lui la tentazione. Quando gli arrivano i soldi nella social card andrebbe e se li spenderebbe a mignotte. Tra le altre cose, un'attività che non è nemmeno riconosciuta dallo Stato, non è nemmeno legale e non produrrebbe nemmeno introiti da parte dello Stato, perché quando qualcuno va e spende legalmente i soldi, questi soldi spesi diciamo sono aggravati dal bene di consumo con l'IVA. Se tu li spendi a mignotte, l'IVA non, lo Stato non gliene viene niente, diciamo è una forma per buttare via dei soldi di cui tutto questo spendere non entrerebbe neanche alcun beneficio all'interno delle casse dello Stato. Ecco infatti che noi dovremmo controllare, parliamo chiaro e tondo, la spesa. Come possiamo controllarla? Innanzitutto noi sappiamo che anche se noi dessimo la social card, molte di queste persone per rimediare i soldi, mettiamo che nella social card possano esserci 100 euro a settimana, queste persone potrebbero benissimo decidere: io vado a mangiare, facciamo un esempio, alla Caritas diocesana, vado nella prima famiglia che ho vicino casa e gli dico: io ho 100 euro nella social card, tu me ne dai 80 e io faccio spesa per te per 80 euro e poi dico tu per 100 euro e poi io con 80 euro ci faccio quello che voglio. Siccome noi dobbiamo evitare queste situazioni, perché dobbiamo evitare che questa gente che è malata si spenda i soldi nel vizio nazionale, e cosa possiamo fare? Prima di tutto, la riforma in Italia del reddito di cittadinanza dovrebbe partire innanzitutto da una riforma dei contributi alle associazioni di volontariato, perché noi abbiamo la mensa per i poveri, ovvero sia noi dovrebbe esserci una comunicazione stretta necessaria alla mensa dei poveri di tutti coloro che sono riconosciuti come stato di bisogno, e si può pensare benissimo di fare il reddito di cittadinanza come una sorta di abbonamento alla mensa dei poveri, ovvero sia c'è la Caritas che offre la mensa per i poveri a questa città, io Stato ti mando la lista di persone, ti permetto di accedere a quella che è la lista delle persone riconosciute in stato di bisogno da parte di me, da parte mia, e queste persone, in base a queste persone che servi, io ti do il contributo, oppure considero un contributo alle persone per andare a mangiare alla Caritas diocesana. Oppure l'altra cosa, posso semplicemente sostituirlo con dei buoni pasto con cui queste persone possono benissimo andare a fare spesa, e se vogliono andare alla Caritas diocesana. Secondo me si scambiano i buoni pasto con dei soldi per pagarsi le mignotte, anche perché io tra i miei conoscenti o conosco qualcuno che veramente proprio i soldi non ce li ha perché non lavora, però quando casualmente gli passano fra le mani quei 30-40 euro è lì che li spendono, cioè è più forte di loro di questi italiani. Secondo me potrebbe anche valere la pena dell'ipotesi che questa gente si sottoponga volontariamente alla castrazione o chimica, o magari anche, che costa di meno, anche una castrazione utilizzando, che ne so, un coltello, che il coltello si passa con la fiamma ossidrica, lo si arroventa che diventa bello rovente, così quando va giù di netto con il taglio cicatrizza anche. Secondo me infatti si potrebbe pensare, nel senso tipo un sistema in cui tu riconosci i soldi fisici solo esclusivamente se tu sei sottoposto a questo trattamento di controllo degli ormoni, questa sorta di pilloline per calmare gli ormoni. Questo si potrebbe pensare, perché non possiamo insomma pensare a un reddito che possa finanziare. Per il resto io sono anche dell'idea della riforma dei contributi per il volontariato, ovvero sia trasformiamo le mense, il contributo dell'assegno di cittadinanza è pagato sempre e solo alle mense per i poveri, le mense per i poveri danno a queste persone scritte in stato di bisogno 3 pasti al giorno e via, i tre pasti al giorno li paga tramite abbonamenti alla mensa per i poveri lo Stato, e così evitiamo direttamente il problema. Quando escono dalla mensa vengono anche perquisiti per vedere che non si portano via niente per venderselo. Sì, esatto.
esatto, noi dobbiamo fare così, evitare insomma che il vizio, o diciamo fare insomma anche questo abbonamento, vengono naturalmente, queste persone vengono segnalate, diciamo, a tramite computer a tutti, anche a tutti i ristoratori della zona. Quindi diciamo un ristoratore o una parte della zona cosa fa? Li prende, gli dà da mangiare, e questi soldi, che cosa succede? Una volta che ha dato da mangiare a queste persone, alla fine, per in base al periodo, o richiede, non paga le tasse sugli scontrini che fa a queste persone, risultano persone non fatture nominative, riporta in riscossione dalla parte dello Stato, naturalmente a un menù a prezzi politici specifico. Nel caso in cui così, in modo, in questa maniera, riusciamo a aiutare anche un settore che in Italia sta andando in crisi, ovvero sia, noi diciamo, i vari ristoratori, la mensa per i poveri, queste persone li consideri, io ti diamo un terminale su cui puoi accedere alla banca dati, questa persona li consideri abbonata da te, ogni mese, ogni giorno, tu segni tutte le volte che questa persona firma, quando viene da te, firma, ti fa la fotocopia del documento e tu gli dai da mangiare un pasto normale, un menù turistico, quindi lui può venire a mangiare qui, se ha figli può portare i figli e via, e a fine mese, tutti i fine mesi, tu porti, ogni 3 mesi, quando si fa il bilancio della ditta del ristorante, tu mi porti la lista, vediamo insomma come stai a credito d'imposta o a debito d'imposta. Se stai a credito d'imposta, questa gente rientra come il mangiare rientra come credito d'imposta, e tu puoi richiedere il rimborso tasse. Secondo me questa sarebbe una forma molto molto intelligente, perché diciamo che costringeresti queste persone che hanno questo potente vizio nazionale a spendersi i soldi per mangiare, non spendersi i soldi per trastullarsi con delle signorine. Poi riusciremo a rimettere in circolo anche, insomma, a rimettere in piedi anche quello che è il settore della ristorazione, che attualmente in Italia sta subendo una crea crisi, cioè diamo questi terminali in cui possono accedere tramite banca dati, ok, mi risulta che sta in sociale, ok, può venire qui, firmi qui. Sì, si dà una minestrina, diciamo, un po' di pane secco. Sì, una minestrina, un po' di pane secco, una soletta per quanto riguarda di carne, e tutte le volte ogni 3 mesi che il ristoratore fa la richiesta di rimborso delle tasse, considera questi sono tutti i crediti d'imposta. Ma invece, per quanto riguarda, diciamo, la domanda che poi ci fanno tutti, dove si prendono i soldi? Io prima nell'introduzione ho fatto un ragionamento che in Italia in realtà c'è qualcuno che prende anche troppo. Te, diciamo, che proposta avresti da fare in tal proposito? Dice, su questo hai ragione, perché se noi vediamo tutti gli stati che hanno il reddito di cittadinanza, tutti questi stati hanno, e è la cosa che anche molti all'interno del Movimento 5 Stelle devono capire, che il reddito della cittadinanza è legato a un tetto alle pensioni che sia molto basso. Non è possibile avere il reddito di cittadinanza e sparare tipo 5.000 euro al mese, 6.000 euro al mese come tetto alle pensioni. Un reddito di cittadinanza di, facciamo un esempio, un equivalente di 500 euro al mese, si sposa inesorabilmente con un tetto alle pensioni di non più di 2.500 euro al mese. Totò direbbe la livella. Sì, della livella, cioè non è possibile passare da 500 a 5.000. Se noi vediamo tutti gli stati, la stessa Inghilterra, in Inghilterra parliamo che una pensione, esiste un tetto, pochi lo sanno, ma esiste un tetto alle pensioni che è molto basso, sono 1.000 sterline al mese. Un presidente di banca in Inghilterra, se sta bene e in salute, più di 500 sterline al mese di pensione non prende. Se sta proprio male, che nel senso c'ha avuto, andava al lavoro, l'hanno preso sotto, oppure c'ha avuto un incidente, un qualcosa del genere, ne prende 1.000. Noi abbiamo un sistema dove abbiamo Geronzi che ne prende 50.000 euro al mese, Amato che ne prende 30, e parliamo, noi abbiamo l'equivalente inglese, ne prende 1.000, perché tutti gli stati dove c'è il reddito di cittadinanza sono anche stati dove si dice che io, Stato, garantisco a tutti un minimo vitale, ma se tu vuoi di più, se tu fai presidente di banca, sei professore universitario, vuoi più soldi perché non ti bastano sto minimo, ci sono le società finanziarie, ci sono assicurazioni, ci stanno immobili da comprare, prendi, te li compri e fai te. Ma non esiste, come credono molti, un discorso che tu vuoi avere una pensione pubblica in percentuale del tuo stipendio e avere il reddito di cittadinanza. Questo scordiamocelo, perché in Europa non è così. Ci abbiamo molti esempi, ci abbiamo anche l'Irlanda. In Irlanda la pensione massima, se tu sei sano, è 1.000 euro al mese, se tu hai avuto un incidente sul lavoro arriva a 2.000. In Danimarca, che è uno stato che
che costa di più, con 30 anni parliamo di, anche qui, una pensione, il tetto dei 3.000 euro. Parliamo anche, se guardiamo anche altri dati, vediamo che questi tetti in proporzione sono molto bassi. Oltretutto un'altra cosa importante è che oltre a avere tetti alle pensioni molto basse, di ente pensionistico ne esiste uno solo. Non è compatibile avere un reddito di cittadinanza, per dire, e avere la cassa farmacisti, la cassa previdenziale per i farmacisti. Non è compatibile il reddito di cittadinanza con la cassa previdenziale per commercialisti. Siamo chiari che se si vota il reddito di cittadinanza, tutte queste casse autonome devono sparire tutte. Tutte queste tasse devono essere messe tutte sotto l'INPS, devono essere messe tutto sotto l'INPS, deve essere ridotto il numero delle gestioni previdenziali, l'INPS deve essere snellito. Allora possiamo poi parlare del reddito di cittadinanza, ma e significa non solo questo, ma mettere anche mano a tutti quelli che sono i contratti nella divisione del lavoro, perché se noi parliamo, noi abbiamo in Italia un contratto nazionale per ogni categoria, che è una delle dei rimasugli del periodo fascista. Invece dalle altre parti esiste un contratto nazionale per tutti, non esiste il pubblico impiego, è per tutti uguali, dove si stabilisce un salario minimo garantito, si stabilisce dei bonus in funzione ad esempio vicinanza alle materie prime, alle materie materiale chimico, materiale chimico, materiale di rischio, orario notturno, però l'orario di lavoro, i riposi sono uguali, e nella contrattazione nazionale meno di un minimo e di un salario minimo questo non può andare. Quindi non significa che il reddito di cittadinanza in realtà, che cos'è? È una ciliegina sulla torta che noi mettiamo una volta che noi abbiamo fatto tutta questa serie di riforme, tutte queste serie di riforme, tutta questa divisione che comporta uno snellimento totale dell'apparato burocratico presidiale, comporta una eliminazione delle casse previdenziali autonome, comporta anche una riforma e una semplificazione del diritto del lavoro, in cui c'è la riforma contrattuale, in cui non ci sono più metalmeccanici e chimici, ma ci si siede di fronte a un tavolo nazionale in cui si parla di lavoro, e non si sono più dipendenti pubblici. Noi parliamo invece di uno Stato come quello italiano, dove addirittura anche nella pubblica amministrazione, se sei funzionario per un comune e per la scuola c'è uno stipendio, se sei funzionario allo stesso livello per un ministero ce n'è un altro. Quindi anche all'interno della burocrazia italiana si sommano casini su casini, perché poi ogni contratto mi diventa una gestione previdenziale, una gestione previdenziale significa un casino burocratico, mentre in questi altri casi noi abbiamo tutte procedure più semplici, più standardizzate, più diciamo tranquille. Quindi diciamo anche il costo dell'apparato amministrativo diventa nettamente inferiore. A proposito di costo dell'apparato amministrativo, perché noi vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori che in Italia ci sono proprio dei casi emblematici che sono al di fuori dello scandaloso. Per esempio, prendiamo un Felice Crosta, che è stato vice commissario per l'emergenza in Monnezza, e prende 41.600 euro al mese di pensione. Cioè abbiamo, e parliamo di una persona che era a capo di un'agenzia che si preoccupava di questa emergenza a Monnezza, e poi abbiamo visto tutti in Italia come ha funzionato l'emergenza in Monnezza. Alla fine l'emergenza in Monnezza ha creato più Monnezza di prima, quando l'emergenza non c'era. Per cui abbiamo in Italia un sistema che ha premiato, sottraendo soldi alle casse dei comuni, alle casse dello Stato, alle tasche della povera gente, per andarle a dare a gente che essenzialmente noi, che non siamo figli di papà, questa gente qui la definiamo con un termine: parassiti. Te cosa ne pensi, Patrizio, di tutta questa gente magnapagna, tradimento? Sì, cioè in Italia oltretutto non esiste nemmeno un tetto a quelli che sono gli stipendi pubblici, perché se noi pensiamo che in tutti i paesi al mondo gli stipendi pubblici non possono superare quello che sono gli stipendi di un deputato e senatore. In Italia noi abbiamo il governatore della banca centrale più pagato al mondo, abbiamo, oltre al governatore della banca centrale più pagato al mondo, abbiamo il commissario di polizia più pagato al mondo, il nostro capo dei servizi segreti ha una flotta privata e degli aerei privati tali e quali ha il capo della CIA, e naturalmente prende ancora molto di più. Cioè sono delle cose che ampiamente sono diventate inaccettabili. Ci vuole la scure per tagliare tutti questi privilegi, tagliare tutte queste prebende che oggettivamente nel mondo moderno non hanno ragione di esistere. Per quale motivo? Qualcuno mi deve spiegare per quale motivo il capo della polizia italiana deve prendere di più del capo della polizia americana, dell'FBI americano, quando parliamo di un paese che circa
almeno 50-60 volte l'Italia. Questo è uno scandalo di proporzioni umane, oppure perché il Quirinale deve avere gli stessi costi, cioè deve avere costare 5 volte in più di Buckingham Palace, che alla fine noi potremmo chiamare il re, il fratello minore dell'erede al trono William, e dirgli ti facciamo re d'Italia, basta che tagli, basta che ci metti il Quirinale, ce lo fai costare come Buckingham Palace, e ti facciamo re d'Italia, risparmiamo pure un macello di soldi, perché sono strutture che con la ragione non hanno più ragione d'essere così come sono state concepite. Quindi diciamo che una riforma dell'apparato burocratico è necessaria, e attualmente nell'apparato burocratico noi abbiamo preso solo il peggio storicamente di quello che era l'apparato storico piemontese, perché ricordiamo che negli altri stati più preunitari costava di meno e non siamo mai riusciti a uscire da quel concetto, da quell'idea di apparato burocratico. Quindi una riforma diventa condizione necessaria e sufficiente per avere il reddito di cittadinanza assieme agli altri punti da me elencati, e oltre a condizione necessaria e sufficiente diventa anche una condizione necessaria e sufficiente per avere una ripresa economica, perché se noi guardiamo in base ai dati anche da me forniti con la mia proposta, noi abbiamo un calo, con la mia proposta di riforma generale delle pensioni, abbiamo un calo della spesa pensionistica pari a 160 miliardi di euro immediatamente al primo anno di riforma strutturale, ma l'aumento del grado di copertura della popolazione, una maggiore ridistribuzione e un incremento di prestazioni. Per quale motivo? Semplice, perché è una distribuzione migliore della spesa dello Stato, cioè noi non si tratta nemmeno di parlare fra austerità e espansione, si tratta di dire che quello che adesso spendiamo per una pensione che costa 50.000, che gli diamo 50.000 euro al mese, noi a questa persona questi soldi 50.000 non li spendiamo più per una sola persona, ma decidiamo di spenderne 40, ma per 40 persone differenti, quindi con 40 persone che hanno un reddito. Allora così creiamo veramente un apparato efficiente, ma non possiamo pensare di continuare con l'apparato come stiamo adesso. Creiamo un apparato efficiente e miglioriamo quelli che sono i processi di gestione dello Stato, perché è questo che dobbiamo fare se vogliamo che l'Italia si rimetta in marcia, se l'Italia, che l'Italia possa competere, perché non scordiamoci una riduzione delle tasse senza questa riforma, senza un taglio secco e una migliore gestione efficiente dell'apparato amministrativo dello Stato, perché senza una gestione più efficiente, una riforma della tassazione non è possibile, e della contribuzione non è possibile. Diciamo, questo è la valutazione pratica, pragmatica, in base a quello che succede nei vari sistemi al mondo. Quindi diciamo che l'Italia deve adeguarsi a quelli che sono poi i canoni e gli standard internazionali circa la prassi del sistema sociale, per cui livellare un po' tutto, togliere a chi ha di più, dare un qualche cosa a chi non ha niente, e come tu dicevi inizialmente, magari qualcuno poi ci attaccherà anche per i nostri sistemi un po' poco, diciamo, sistema abbastanza brutale, però è anche giusto che i soldi, se sono soldi dello Stato, lo Stato faccia anche da papà, sia un po' al di sopra delle parti e controlla che i cittadini che usufruiranno di questo piccolo beneficio, un'elemosina, ne usufruiranno realmente per delle spese che loro hanno bisogno, ovvero da mangiare, da bere, da vestirsi, da avere quel poco, quel minimo indispensabile. Ecco Patrizio, mi stanno facendo adesso dei segni della regia che il nostro tempo a disposizione è finito. Vuoi integrare, hai ancora un minuto di tempo per integrare con qualche altra informazione se ti viene ancora in mente qualche cosa, altrimenti salutiamo i nostri radioascoltatori. Io dico, insomma, tu hai riassunto abbondantemente quello che è, nel senso, quella che è stata la mia opinione, pertanto posso solo salutare i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima.